L'instabilità del quadro normativo è un ostacolo per lo sviluppo del settore delle rinnovabili. Oggi ha iniziato il suo intervento leggendo una lettera aperta, sottoscritta da investitori stranieri e italiani, preoccupati dall'introduzione di misure retroattive. Sì, io ho letto e ho ricevuto da uno dei nostri clienti una lettera che hanno sottoscritto 51 investitori stranieri e italiani, quindi tedeschi, italiani, inglesi, americani, che hanno investito nel nostro settore, nel nostro paese, negli ultimi 5 anni quasi 50 miliardi di euro per i 17 gigawatt di fotovoltaico e i 5 di eolico. La lettera è veramente, il contenuto è un accorato invito al governo di rivedere la posizione sul famoso spalma incentivi che il governo aveva annunciato qualche settimana fa, ovvero la estensione del periodo delle tariffe dai 20 ai 25 anni in maniera però obbligatoria. Questo avrebbe avuto un impatto spaventoso sui business plan di ogni investitore che aveva fatto conto evidentemente al periodo di incentivazione di 20 anni, quindi minori entrate, maggiori imposte e così via. Avrebbe avuto un contraccolpo spaventoso e quindi efficacia retroattiva. L'ho letta perché per dare un po' un impatto che poi così che si tocca con mano quali sono gli interessi che vengono colpiti nello stesso momento in cui si pensa a una misura retroattiva. Allora mi sembra che tutti unanimemente, tutti i relatori, ma alla fine anche lo stesso sottosegretario all'ambiente che è intervenuto, ha fatto capire che questa non è la politica corretta e sembrerebbe che il governo a questo punto abbia rivisto le proprie posizioni proponendo delle soluzioni nuove come un prelievo straordinario sugli utili, una rimodulazione però su base volontaria. Non è chiaro ancora, lo vedremo nei prossimi giorni. Nonostante i numerosi interventi normativi e fiscali, quello delle rinnovabili è ancora un settore che garantisce una redditività molto interessante agli investitori? No, nel senso oggi no, non esistono più gli incentivi tranne per le rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ma anche lì limitate con aste, con tetti massimi di incentivazione. Sicuramente siamo passati, non dico che stiamo passando, ma siamo passati da un investimento nelle rinnovabili che era sicuramente all'inizio un prodotto finanziario, se vogliamo, perché poi era un investimento che dava una certa rendita, che è stata con tutte le misure governative del passato ridotta notevolmente, tutte le difficoltà italiane, il famoso fattore italiano di quel 20% in meno, quello sicuramente c'è. Oggi stiamo andando verso un'economia di mercato, quindi un'economia imprenditoriale delle rinnovabili, dove le fonti rinnovabili vengono inserite in dei circuiti virtuosi, smart grids, SEU e così via, per la produzione di energia in assenza di incentivi. Quindi cambia completamente lo scenario degli investitori, non si ha più investitori finanziari, bancari, ma si ha imprese e imprenditori che colgono l'occasione per realizzare questi impianti. Il problema però è che non abbiamo ancora le opportune liberalizzazioni, perché abbiamo delle opportunità, vedi SEU, SESEU e così via, adesso è la famosa delibera dell'autorità, è stata approvata a dicembre dell'anno scorso, l'abbiamo atteso 5 anni per questo, che chiarisce alcuni punti, ma non elimina tutte quelle limitazioni e barriere che non consentono anche a uno strumento così importante e interessante come i SEU di svilupparsi. SEU, per chi non li conosce, sono dei sistemi chiusi, stiamo parlando di autoconsumo, stiamo parlando di della decentralizzazione della generazione dell'energia elettrica, non più centralizzata come lo era una volta, Enel produce per tutti, ma singoli impianti, singole centrali che producono a livello decentralizzato in sistemi chiusi, da cui possono nascere delle potenzialità enormi, tra cui per esempio le municipalizzate con partecipazioni di cittadini che investono nei loro impianti produttivi per ottenere un beneficio diretto di risparmio nel consumo di energia.
Sicuramente questi sono i fattori attuali, oltre all'efficientamento energetico, che è un altro grande settore dove penso che ci sarà un grande sviluppo, soprattutto per la pubblica amministrazione, che ha tanto bisogno di rivalutare il proprio patrimonio immobiliare, oltre al fatto che è anche un obbligo.